A casa sua, a Casal di Principe, davanti a un bar dove Michele Orsi stava andando a comprare bibite, uno dei molti messaggi di sangue di quei mesi contro chi, collaborando con gli inquirenti, consentiva di far luce sugli affari dei casalesi. E infatti sui motivi dell'esecuzione non ci furono certo dubbi. Michele Orsi, imprenditore titolare del consorzio Eco 4 per lo smaltimento dei rifiuti nel Casertano, era stato con il fratello Sergio interlocutore di camorristi e politici. Quel sistema aveva cominciato a raccontarlo ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Napoli, non senza ripensamenti ed esitazioni. Per quell'omicidio arriva la prima condanna all'ergastolo inflitta a Giuseppe Setola, emessa dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere. Ergastolo per il regista del comando e per i componenti del gruppo Alessandro Cirillo, Giovanni Letizia, Massimo Alfiero, Mario Di Porto, 23 anni per Domenico Luongo. Prima della Camera di Consiglio, Setola, in una dichiarazione spontanea, non ha rinunciato ad attaccare i pentiti, definendoli infami e drogati. Chiaro riferimento a Gaetano Vassallo, altro imprenditore e collaboratore di giustizia che sul sistema rifiuti ha offerto più spunti di indagine. E proprio a Santa Maria Capua Vetere è stato arrestato dalla polizia Carmine Morelli, 38enne di Trentola Ducenta, accusato di aver ucciso nel 2009 Francesco Buonanno, massacrato con Giovanni Papa e Modestino Minutolo per uno sgarro nel giro delle estorsioni.